Voglio vedere, ma il pagellino non lo fanno le? Sì. Fammi vedere sto pagellino. No. Che tu mi hai detto che quest'anno è il diploma. E dici università, università, no, università. No, chi glielo dice a tuo padre? Salvatore non è stato ammesso al quinto anno. Ma tu ti rendi conto, Salvatore? Religione 4. Mamma, questa professoressa. Ok, non ci sto credendo che lo sto veramente per fare. Sto per inviare un messaggio a mia madre tramite un'applicazione che non sponsorizzerò. Praticamente questa applicazione rende anonimo il numero, no? Mette numeri a caso. Sto per inviare a mia madre questo messaggio. La informiamo che nell'anno scolastico 2019. Me lo dico 2019-2020 l'alunno sardo Salvatore è stato non ammesso alla classe successiva. Mia madre è lassù, io penso che quando leggerà il messaggio viene qua e mi forse spaccherà la faccia. Ma comunque sia, siamo per farlo. Prima di iniziare con Cicimente nello shop, se volete giocare con me o volete regalato qualche skin, qualche pass, e vi aspetto su Instagram crazy-bassomed. Proprio il tag o la foto l'aspetto su Instagram. Like, cozzo, iscrizione, raggiungiamo 15.000 like per un prossimo scherzo a mia madre. Sono pronto. 3, 2, 1, inviato. Let's go. Ragazzi, adesso attendiamo. Spero che entro un'ora arrivi. Appena io la sento che già scende, attivo la registrazione. Intanto registro un altro video. Tanto non penso che già lei sia qui e già stia leggendo il messaggio. Ovviamente non potevo non photoshoppare una bella pagella che sembra la mia vera, con tutti i miei voti. 4, 5, 6, 7, 4, 4, 5, 3. Impazzirà. Impazzirà, ne sono sicuro. A tra poco. Ragazzi, ragazzi, sta scendendo le scale. Oh, il mamma, posso parlare un minuto con te? Sto registrando. No, non mi interessa. No, mamma, sto registrando. No. Guarda cosa mi è arrivato. Ma è una cosa. Ma non è che uno scherzo, Salvatore. Guarda cosa mi è arrivato dalla scuola. Mamma, Salvo, non me ne fai niente. Non me ne frega. Salvo, che cos'è questo messaggio dalla scuola? No, Salvo. Ma ti sembra normale? Normale. Intanto, se hai cose accese, spegni. Perché noi dobbiamo parlare. Intanto, sto spento, allora. Ora mi è rotto. È uno scherzo questo messaggio? O è dalla scuola veramente, Salvatore? La informiamo che nell'anno scolastico 2019-2020 l'alunno sardo Salvatore è stato non ammesso alla classe successiva. Salvatore! Può essere mai uno sbaglio. Cioè, dalla scuola è arrivato, Salvatore! Come dalla scuola? Ma io ti ammazzo, se è la verità, no. Salvatore! Mamma, è un numero a caso. Salvatore, vogliamo chiamare la scuola, Salvatore? Io già sto impazzendo. Già mi sento male. Salvatò, chiamiamo la scuola. Che chiamiamo la scuola, mamma? Questa figuraccia. No, non può essere. Allora informa, Salvatò. Ma tu mi hai detto che tutto sotto controllo. Mamma, va bene, quest'anno sono promosso. Mamma, va bene, quest'anno sotto. Ora mi arriva questo messaggio. Non può essere mai. Ma allora ho scritto di qualcuno. Ma ti ha fatto qualche scherzo. Non può essere mai. No, Salvatò. Voglio vedere, ma il pagellino non lo fanno le? Sì. Fammi vedere sto pagellino. No. Salvatore, mi devi far vedere il pagellino, Salvatore. Ora mi incazzo, Salvatore. Perché tu mi hai detto che quest'anno è il diploma. E dici università, università, no, università. Mamma, il pagellino no. Io già mi sento male. Il Salvatore. Pagellino no. Se questa è la verità, io mi sento. No. Chi glielo dice a tuo padre? Chi glielo dice a tuo padre? Salvatore non è stato ammesso al quinto anno. Ma tu ti rendi conto, Salvatore? Io il pagellino. Fai pena, io Salvatore. Il pagellino voglio vedere. A lei la verità. Ah, va. Salvatore, fammi vedere subito il suo pagellino. Ora mi incazzo. Tu lo sai per la scuola. Ma devo pensare a YouTube. Ma chi se ne frega la scuola? Salvatore, la scuola. A me di YouTube non me ne frega niente, Salvatore. A me tu lo sai che mi interessa la scuola, Salvatore. Io non accetto, non ammesso. Sto cosa non l'accetto. Ma stavo registrando, mi viene a interrompere. Mi hai dato un colpo nel cuore perché tu mi hai detto. Vabbè, a dai, me. Ascolta, dai, ti faccio della pagella. Fammi vedere questa pagella. Italiano 4. Italiano 4. E io sono bravo in matematica. Ma tu mi hai detto che le interrogazioni le facevi bene. Ma sono bravo in matematica. Tutto a posto, mamma mi ha interrogato. Tutto a posto. Ora, su 4, tu non ne vieni, su 4. Sono bravo in matematica. 5 matematica. Vabbè, ma quest'anno no, perché è il professore. No. È il professore. Il professore. Storia, sai. Sei. E sei buono il voto? Sei. Ma no! L'altra volta ho preso 4,5 di solo, ho fatto champagne, mamma. Informatica. 7. Ah, magari. 7 già. Religione 4! Mamma, questa professoressa non. Ma no, ogni professore ci mette una pecca, tu! Ma sono qua e sono ateo! No, Salvatore, no! Allora, sei uno scherzo e di cattivo. Ma non io uno scherzo, la pagella vera, mamma! Non ha messo. Tu non so se conosci il preside. Dirigente scolastico, voto unico e lettere, credito scolastico. 5 crediti. 5 crediti, vergogna, devi vergognare. Religione, TPSI 4. 4.
io già mi sistemo. Ah, ma 4, ma ci sono persone che hanno preso 3,90. Aspetta, io sono Salvatò, ti devi vergognare, Salvatò, se questa la... Ma no, io... dai, mamma. Sistema in rete 5. Inglese 3. 3, è sciscio. Matteo Renzi, questa è colpa di Matteo Renzi, mamma. Tutto il giorno ascolto qualcosa sciscio. Una volta presente ci ho messo sciscio e mi ha preso sul naso, mamma. Che colpa mia. Mi dici, mamma, studio, mamma, fa le video lezioni. Ma che video lezioni hai fatto? Questi video lezioni, tutte, qua c'è 5. Mamma, che devo fare, mamma? Educazione fisica, 5. Fare un poco di ginnastica così. 1, 2, 3, mi prendi pure 5. Ti devi vergognare, Salvatò. Mamma, a me la pallavolo... Cioè, il calcio non io a posto tu neanche di caso uscirai. Ti devi vergognare. Come devo vergognare? Ora dillo ai tuoi fan, diglielo che sei stato non ammesso. Vergogna, ti devi vergognare. Che figura ci fai con i ragazzini che ti stanno seguendo? Atteggiamento normale. Vergognati. Che devo Fredino. Fare? E dice all'università. Lascia la scuola. All'università. No, 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 non ci vado un'altra. Tu a lasciare YouTube, non la scuola. Dai, prima viene la scuola e poi viene YouTube. Mamma, io tu lo sai. Sono uno YouTuber. Non, mi non me ne frega a me che sei uno YouTuber. YouTuber non ti dai il pane per tutta la vita, la scuola ti dà il pane per tutta la vita. Me vabbè, ne sto fregando. Vergogna, io non credo. Io non ci credo. Ora tuo padre è un'altra delusione. Tuo papà ora rimane deluso, papà. Ma tu ti rendi conto appena gli faccio vedere questo messaggio? È la pagialla. Ma una giornata, devi fare una giornata nel quarto tu. Ma tu lo sai quanto sacrifici fai con il treno avanti e indietro ogni giorno? Ma ti rendi conto? Ma poi tu non è che mi hai detto mamma vada male a scuola. Sei un cretino, Salvatò. Sei un cretino, uno stupido. No, io non ci posso, che figurone il nonno. Dico, ma Salvatore, promosso? Ora chi glielo va a dire? Io non ho neanche il coraggio. Appena mi dicono, ma Salvatore a scuola che ha fatto? Dico, boh, non lo so, ancora devo arrivare. Oh, mamma. Ma Salvatore, ennesima delusione, sono stanca. Vabbè, stanca. Ma tanto continuo con YouTube, vai. Cioè. Tu cavolo YouTube, io te lo giuro, no, qualche giorno prendo tutti questi cose e li scasso tutte, Salvatore. Lamenti tutto il giorno, dai. Mi lamento, ma vai a fanculo. No. Mi no. Vieni con questa pagina, ma tu ti rendi conto, ti devi vergognare. Dai, tu, dai, vai via. Dove devi andare? A Milano? All'università. Dai, vai via che devo registrare. Vai via, Salvatò, vai via a me non me lo dici, Salvatò. Tu lo sai io cosa metto in primo, la scuola. Ti tengo tanto. Ora papà cosa ne pensi? Come ci rimarrà papà? Vabbè, però non ha messo all'anno. Non ha messo all'anno? Non sei stato bocciato. Magari hai rimandato qualche materia, non bocciato. Ma poi sette e sai, bocciano. Io non. Ma mi vuoi dare il numero di sta segreteria della scuola? Quando telefono a sta segreteria, perché. No, Salvatore, mi devi dare il numero, Salvatore, io devo telefonare. Dammi sto numero. Dammi il numero! Salvatore, non c'è niente da ridere, Salvatore! C'è solo da piangere! Ti faccio vedere questo programma, lo conosci? Che ne so che programma? Guarda, questo qua, Photoshop si chiama. Che fa? Questo programma è in grado di modificare tutto quello che vuoi affinché puoi fare scherzi a tua madre. Salvatore, ma io uno scherzo. Cioè, ti spiego. Allora, se è uno scherzo, questo non me lo devi fare. Grazie perché questo a questo è programma. Il punto debole mio, la scuola. Grazie a questo e programma. E tu questo scherzo a me? Se è uno scherzo, dimmi. Grazie a questo programma, io perché posso, io già, come vedi, io già mi modificare sto sentendo il 4, metterlo 7. Ma lei mi ha fatto uno scherzo. Salvatò, mi hai fatto uno scherzo, Salvatò. Mamma, dai, però. Vengo alla scuola. Fammi vedere la pagella quella originale, Salvatò. Voglio vedere il voto originale, Salvatò. Vai, leggila qua. Ovviamente non la faccio vedere, ci sono tutti. Mamma mia, ragazzi, mi sto sentendo male. No, non ci posso credere. Strada. A me mi è arrivato ora questo messaggio e mi è venuto un colpo. Mi hai ringraziato un'applicazione. Ma l'avevi programmato tutto. Sei un cretino, sai. Ai. Ragazzi, mi raccomando, studiate. Quello che fate oggi, domani verrà ricompensato. Studiate. Ok. Questa è la mia pagella. Italiano 7, inglese 8, storia 8, matematica 6. Ah, come la matematica che ti piace, sai. Informatica 8, sistemi reti 6. Eppure avevo 8 a primo quadrimestre, con sistemi di direzione non capito più niente. Tecnologie progetti, vabbè, TPSI 7, telecomunicazioni 7, scienze motorie 9, comportamento 9. Magari ora. Quasi 8 di media. Insomma, poteva avere pure 9. Vabbè, dai, ok, mamma, però fai YouTube e fai la scuola tutte cose. Ciao ragazzi, mi voglio bene. Ok, come sempre, dai, via. Come sempre. Signori, anche oggi abbiamo trovato mia madre, sono divertito. Ciao. Seguitemi su Instagram, ragazzi! Seguitemi, che vi accetto l'amicizia! Ciocciola mamma trattino basso. Ciao! Vi voglio bene! Che io vi rispondo! Seguitemi! Sì, dai. Finito di spammarti.
Ok. Dicevo, detto questo, abbiamo trollato mia mamma con il suo puttatemale. Fatemi sapere uno scherzo qui sotto che potrei fargli la prossima volta. Ma soprattutto voglio un like ozzo se anche vostra madre ogni tanto è così rompi.